selling postcards of the hanging. They're painting the passports brown. The beauty parlor is filled with sailors. The circus is in town. Una vera e propria rete virtuosa e solidale che ha avuto il merito di sostenere oltre 100 famiglie di Trani e Bisceglie in difficoltà, coinvolgendole in attività di volontariato nel campo del contrasto agli sprechi alimentari. I beneficiari che hanno donato il loro tempo, infatti, hanno ricevuto non un semplice sussidio, ma coin, una forma di buoni spesa. Un progetto stupendo, coinvolgente, i ragazzi sono stati davvero entusiasti e dimostra ancora una volta la grande vivacità delle associazioni bicegliesi, il grande fermento che abbiamo qui a Bisceglie e la voglia di partecipare. Il progetto, promosso dall'ambito territoriale sociale di Trani Bisceglie in sinergia con gli assessorati ai servizi sociali delle due città, ha coinvolto diverse associazioni del territorio attive nel terzo settore. Ottimo riferimento rispetto agli obiettivi e ai risultati raggiunti, più o meno 80 famiglie hanno beneficiato del progetto. È stato un progetto insomma, sperimentale che ha avuto lo scopo di evitare l'assistenzialismo. Sono state identificate delle famiglie sui comuni di Trani e di Bisceglie, famiglie con situazioni economiche in particolari, le quali hanno svolto in partner con le varie associazioni delle attività di volontariato in cambio di coin convertibili in buoni spesa da utilizzare sul territorio.